questi giorni purtroppo ad Agrigento in provincia abbiamo assistito a diversi incidenti mortali che hanno coinvolto anche dei giovani. Abbiamo qui Carmelina Nobile, la rappresentante ad Agrigento dell'Associazione Familiari Vittime della Strada. Ecco, un suo parere e anche un suo personale invito in merito a questa situazione. Buonasera, innanzitutto Mauro, permettimi di ringraziarti per la tua costante disponibilità che dai con sicuramente la tua sensibilità verso l'argomento che ti porta a prestare questa tua attenzione. Poi volevo in primis dire che se io sono qua e sono appunto la rappresentante del territorio dell'associazione Vittime della Strada, è perché sono la mamma principalmente di Giuseppe Di Stefano, il ragazzo che il 22 agosto del 2017 purtroppo ha perso la vita sulla strada statale Maddaluza Agrigento. È proprio questo che mi ha portato a prendere coscienza e consapevolezza della responsabilità che chiama noi Agrigentini, proprio per le strade in cui versano, in cui versa il territorio di Agrigento, a dedicarci e a prestare più attenzione. Per questo, appunto, e per l'avvicendarsi in maniera proprio esponenziale di questi incidenti che ultimamente hanno colpito il nostro territorio, perdendo delle giovani vite, come Taglialavoro Alfonso, Macaluso Angelo, e infine Giovanni Rizzo, e per non ultimo il grave incidente che ancora fa versare in condizioni di prognosi riservata il giovane di Canicattì presso la rotonda degli scrittori. Quindi questo appunto sta diventando un male che insegue la nostra Agrigento sotto questo aspetto, e se è un male dobbiamo cercare di curarlo, ognuno con i nostri mezzi. Io infatti accolto benevolmente, ed è stato veramente di mio gradimento sentire l'esortazione che il sindaco Firetto ha fatto alla cittadinanza, invogliando i giovani ad essere più accorti e avere più responsabilità. E appunto come madre di famiglia gliene sono grata. Però vorrei dire al sindaco pure che ciò non basta. Non basta ricordare ai ragazzi di essere più accorti quando poi abbiamo delle strade che purtroppo con tutta l'accortezza che loro possono avere non possono esimersi dall'incidente. Anche le forze dell'ordine hanno esortato i ragazzi e di questo ringrazio anche le forze dell'ordine perché in questi ultimi giorni stanno dando prova attiva nel contrastare tutte quelle infrazioni che ci sono nel nostro territorio con i più accurati controlli per le vie di Agrigento. Però continuo a dire che ciò non basta. Diciamo che l'articolo 208 del codice della strada recita che tutti gli introiti, i proventi delle multe, quindi delle sanzioni che vengono fatte ai cittadini, siano essi dallo Stato o dalla Regione, Provincia e così via, anche Comuni, e vadano a finire proprio nelle casse dell'ente che ne fa appunto l'emissione della multa. Questo stesso articolo, precisamente al comma 4, sancisce ancora che un buon 50% viene dato a libera disponibilità all'ente, quindi in questo caso prendo l'esempio il comune.
sempre il comune di Agrigento, che ultimamente, tra l'altro, in quest'ultimo anno mi pare che con lo street control i proficui si sono contati in maniera proficua, appunto. Questo 50% ce l'hanno come libera disponibilità, mentre l'ulteriore 50% per un quarto deve essere destinato, per legge, deve essere destinato alla segnaletica stradale, quindi prendere tutte quelle accortezze che riguardano la sistemazione della segnaletica stradale. Per un altro quarto deve essere destinato per agevolare diciamo, la possibilità che il comune può avere nel fare questi controlli, quindi anche all'acquisto di mezzi, eccetera. E per l'ulteriore parte che rimane, questa ulteriore parte che rimane deve essere assolutamente, deve interessare la sistemazione del mando stradale, deve interessare il coinvolgimento tramite corsi di formazione per i ragazzi che vanno appunto all'età scolastica, scuola media, scuola superiore, tramite corsi di formazione per istruirli a al comportamento idoneo che devono avere appunto sulle strade. Oggi, infatti, proprio oggi, infatti, l'ACI qua ad Agrigento ha fatto una bellissima manifestazione, ha fatto le carte in piazza destinato a bambini più piccoli. Quindi dico, sindaco, ci sta che i ragazzi devono essere più accorti, ci sta pure che i mezzi per poter contribuire come istituzione a salvaguardare il salvabile ci può stare perché ce li abbiamo, quindi mettiamoli in pratica. Detto questo, io come associazione Vittime della Strada, oltre al nostro impegno morale che sicuramente diamo alle famiglie che ultimamente appunto sono state colpite da questi gravi lutti qui ad Agrigento, ci prefissiamo pure di essere presenti anche in queste attività di formazione. Infatti io sto cercando di attivarmi per trovare un accordo, una collaborazione sia col Comune di Agrigento che con le forze dell'ordine per poter appunto intraprendere questo progetto che io chiamerei il progetto Vita, perché appunto dobbiamo inneggiare alla vita e non alla morte, perché noi genitori che siamo appunto in questa associazione perché abbiamo avuto questo grande dolore, siamo entrati in questo penoso e dolorosissimo tunnel, siamo stanchi e non vogliamo vedere altri genitori che portano dei fiori sulle strade perché il ricordo delle lapide dei loro figli, perché i fiori sulle strade dovrebbero nascere naturalmente, non essere portati dai genitori sulla lapide dei loro figli. Quindi noi come associazione appunto ci mettiamo a servizio di collaborazione con il comune e con le forze dell'ordine per poter agire come corsi di formazione, dando il nostro contributo appunto di persone che hanno vissuto, di genitori che hanno vissuto questo dolore in queste situazioni. E quindi approfitto pure nel dire che l'associazione ogni anno dedica una giornata che quest'anno sarà il 17 novembre.
che a livello mondiale coincide con il giorno del ricordo, mondiale del ricordo delle vittime della strada. L'anno scorso l'abbiamo fatto alla chiesa San Gregorio, la chiesa di Donnino, che quest'anno gentilmente, con tutto il suo onore, ha messo la chiesa a disposizione e sarà fatta il giorno 17 novembre questo ricordo delle vittime della strada. Presso la chiesa appunto di San Gregorio di Cannatello. Quindi anche quest'anno saranno benedetti i caschi come l'anno scorso, tutti coloro i quali vogliono partecipare saranno benvenuti.